E rieccoci dalla palla Battisti tra 20 secondi, la palla 2 tra le due squadre. Paffoni che dovrebbe scegliere il quintetto abituale con grande Bruno, D'Alessandro, Arrigoni e Balanzoni. Dalla parte della Vina Vicipirra ci sono Ballabio, Tommei, Rovere, Avanzini e Zarie. Carlo, che partita ti aspetti? Come dicevo poc'anzi, nell'ambito del preambolo che abbiamo fatto a questa partita, una partita non facile per la Paffoni, proprio perché abbiamo detto che Domo ha dato filo da torcere a tutti. Non dimentichiamoci che ha perso solamente dopo due supplementari 7 giorni fa in casa contro Vigevano, ha perso di misura a San Miniato tenendo bene la partita, ha perso solamente mollando nell'ultimo quarto ad Alba dove la Paffoni ha perso, per cui è vero che la Paffoni ha solamente 2 punti in classifica, però è una squadra molto molto viva, una squadra che vorrà sicuramente giocarsi tutte le sue chance da qui alla fine del campionato, lo sta dimostrando, è una squadra che è in crescendo, così come è anche in crescendo comunque la Fulgo, che nelle ultime partite ha lasciato intravedere pochi dubbi e pochi dubbi per quanto riguarda la sua tenuta fisica e mentale. Il primo canestro del derby porta la firma di Alessandro Grande, il resto è tiro dai 4,5 metri. Ora Ballabio si butta dentro, semina avversari come Birilli. Alto giocatore in enorme crescita e potrebbe essere una spina nel fianco della difesa della Paffoni. Ora non c'è aiuto, Carlo. Questo è un altro tema tattico interessante. Sotto canestro la Paffoni può far valere i centimetri, il tonnellaggio di Balanzoni, di Arrigoni, dello stesso D'Alessandro. Assolutamente sì, adesso abbiamo visto le prime 3 azioni assolutamente in surplus da parte di tutte e 2 le squadre per quanto riguarda la difesa, brutte le prime 2 difese di Domodossola, brutta anche la difesa su Ballabio per quanto riguarda la Paffoni. Ora Tommei con una magia da dietro al blocco va a segnare la sua prima tripla di questa partita, 5-4 per Domodossola. Ora va Balanzoni a forzare questo 1 contro 1 contro Zaharie. Difese un po' disattente in questo inizio di partita, tutto un po' troppo facile per quanto riguarda gli attacchi. È andato Tommei a cercare di raddoppiare il movimento in 1 contro 1 di Jacopo Balanzoni su Zarie. Jacopo Balanzoni subisce proprio il fallo da parte di Tommei. Tommei è autore di tantissime prove maiuscole quest'anno che però purtroppo non hanno portato a nessuna vittoria, se non scusa quella interna contro Siena, per quanto riguarda la squadra di Domodossola. Ora 6-5 dopo 8-42. Veramente attacchi che stanno prevalendo nettamente su delle difese piuttosto disattente. Non ci sono stati ancora errori al tiro, percentuali irreali. Zarie continua in questa scia con un altro canestro piazzato per il nuovo vantaggio ospite sul 7-6. Bruno si butta dentro, subisce il fallo di Tommei, andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Un po' perplesso della scelta Tommei, ed è il secondo fallo di Tommei. Questa non è una bella notizia per la Vina Vicipir. Assolutamente no, però bravo Santiago Bruno ad attaccarlo sul lato debole. Alla fine Tommei arriva un pochino in ritardo, in effetti questo falletto ci poteva stare, diciamo un pochino tirata l'interpretazione arbitrale, però in effetti Tommei si è fatto battere in maniera piuttosto netta da Santiago Bruno su 1 contro 1. Quando ti fai battere in maniera netta arrivi da dietro col corpo, poi è abbastanza facile che l'arbitro ti fischi il canestro. Forse Tommei poteva lasciarlo andare e concedere 2 facili piuttosto che commettere un secondo fallo che costringe Massimiliano Milli a tirarlo fuori dai giochi fin dal secondo minuto di gioco, quindi dentro per lui Marzullo. Ora primo tiro sbagliato, primo attacco sbagliato dalle formazioni in questa partita a grande in 1 contro 1 contro Ballabio, e mi sembra che comunque gli esterni di Domo soffrano tanto questi 1 contro 1 di Grande e Santiago Bruno. Già 4 punti di Grande e Santiago Bruno, che ha costretto al secondo fallo Tommei, per cui la difesa di Domodossola assolutamente un pochino deficitaria in questa fase. Dall'altra parte però Domodossola si conferma squadra di grandi attaccanti,
già 10 punti per Domodossola segnati dopo solo 2 minuti e mezzo di gioco. Balanzoni contro Zarie, può ribaltare il lato per Bruno, chilometri di spazio per la tripla a segno di Santiago Bruno. Diciamo che in questi 2 minuti e 50 secondi, Paffoni 12, Vinavici Pir 10, gli allenatori non possono assolutamente essere soddisfatti delle loro difese. Anche in questa situazione è vero, triplicato Balanzoni una scelta dopo i 2 punti consecutivi di prima. Intanto canestro e fallo per Marzullo, che continua nella sua grande progressione, perché era riduce da una partita quasi perfetta contro Vigevano, anzi senza il quasi, da 20 punti con 5 su 5 al tiro. Con un 6 su 6 al tiro, perché comunque c'era un momento della partita in cui aveva 3 su 3 da 2, 3 su 3 da 3, adesso si iscrive alle statistiche di questa partita con questo primo canestro con libero supplementare. Anche in questo caso diciamo che il contatto di ci sarà da ripetere questo tiro, perché c'è stata invasione da parte del difensore, da parte di Arrigoni sul rimbalzo, un po' fiscale in questi casi l'arbitro, però nella posizione precedente il fallo di Santiago Bruno, diciamo che l'arbitro ha usato lo stesso metro che ha usato per il fallo di Tommei sul fallo dello stesso Santiago Bruno, quindi si riprende con Domodossola avanti 13-12, come hai detto giustamente tu, sicuramente non contenti delle difese delle loro squadre, i due allenatori. Ancora non si sono visti in attacco da Alessandro e Arrigoni, non sono arrivate palle sotto canestro per le duali della Paffoni. Eccola qui sul taglio difensivo. È chiaro che Domo però, se vuole salvarsi, queste cose non le può regalare, cioè al di là di questa partita è una situazione che su una rimessa non puoi prendere un canestro del genere. Ma soprattutto neanche un passaggio schiacciato, un passaggio neanche troppo forte lì in mezzo al traffico. Assolutamente, come hai detto giustamente tu, lì Domo ci deve arrivare. Adesso anche qua sull'uno contro uno di Balanzoni, che si porta a spasso Marzullo, dietro devono arrivare degli aiuti, perché altrimenti Balanzoni lì sotto va a nozze. Punto numero 5-6 per Balanzoni. Zarie va da Rovere, che attacca Santiago Bruno, sbaglia Rovere, poi saltano in 3 a rimbalzo, può andare in contropiede Arrigoni per il più 5, 18-13. Allungo, primo allungo della Paffoni Carlo, questo break di 6-0. Sì, tutto troppo facile per quanto riguarda gli attacchi, dopo soli 4 minuti, già 31 punti segnati, 18 dalla Paffoni, 13 da Domodossola. Cosa non ha funzionato per entrambe le squadre? Sicuramente le difese, perché comunque tutte le squadre sono andate a segno ripetutamente. Appena però Domodossola ha sporcato un po' le sue percentuali di tiro, la stessa cosa non è stata fatta dalla Paffoni, che con questo contropiede va a chiudere il 18° punto in 4 minuti. Penso che sia un record per quanto riguarda gli inizi di partita di questo campionato. Comunque è una partita che si fa ben guardare, sicuramente divertente, per adesso poco tesa. 3 falli sanzionati dagli arbitri, nessuno dei 3 peraltro troppo energico, per cui una partita che si sta giocando un po' in surplus da parte di entrambe le formazioni. Credo che sia anche figlio del grande rispetto, del grande così anche amicizia, se vogliamo, che c'è tra le due società. È chiaro che i derby della Paffoni con Castelletto, magari di Domo con altre squadre, avevano un altro pathos, perché c'era proprio un contorno diverso. Qui si percepisce che non c'è acredine, non c'è odio sportivo. Ma anche perché tutto sommato sono due squadre che in questo momento stanno facendo due campionati diversi. Come abbiamo detto in apertura di telecronaca, Domodossola sta cercando disperatamente di uscire dal pantano dell'ultima posizione. Dall'altra parte la Paffoni deve confermare il primato in classifica, complice anche primato che potrebbe essere in solitaria oggi se dovesse vincere, proprio perché ieri Firenze ha rimediato una sonora sconfitta in quel di Empoli. Quindi sai, sono tutto sommato due squadre che negli ultimi 20 anni hanno sempre viaggiato su livelli di campionato diverso, per cui veramente 2 anni fa abbiamo commentato il primo derby dopo 20 anni, e mi ricordo che l'ultimo derby fosse con Omegna, l'avevo forse giocato io ai tempi della Serie D, per cui parliamo veramente di 20-25 anni indietro, per cui
sono due squadre che alla fine non si sono quasi mai incontrati negli ultimi 25-30 anni. E ora qualche problemino per Domo, contropiede con il canestro e fallo di Alessandro Grande. Adesso scappa via la Paffoni, più 8, 23-15. Abbiamo detto della difesa, 23 punti subiti da Domo in 4 minuti e 54 secondi. Sono davvero tantissimi, Carlo. Sono tanti per una squadra che dovrebbe giocare con il coltello fra i denti. Una squadra che ho visto giocare in maniera molto molto caparbia contro Vigevano. Stasera mi sembra un pochino che si stia troppo attaccando su quelle che sono le percentuali di attacco, però appena le percentuali di attacco si spengono non si alza quello che dovrebbe essere l'intensità difensiva, e la Paffoni continua a macinare punti e gioco. Da fallo di Grande, metro arbitrale questa sera che punisce questo genere di contatti. Abbiamo già visto prima Tommei su Santiago Bruno, lo stesso Santiago Bruno su Marzullo, adesso Grande su Ballabio. Gli arbitri non ammettono questa sera questo tipo di contatto con le braccia sul corpo dell'avversario, quindi massima attenzione un po' per tutti. Quando lo sai, cerchi di non farlo. Patani prova una conclusione da tre, non è proprio la sua specialità. Alessandro attacca Zari e gancio, rimbalzo, ultimo tocco di Zari, corretto, indicazione arbitrale. Sono i signori Lanfranco Rubera e Andrea Bernassola, entrambi di Roma. Altro canestro quasi concesso sulla rimessa, ha sbagliato Grande, ma c'era stata un'altra dormita difensiva per Domo. Grande si prende il blocco di fallo in attacco, no, fallo della difesa di Marzullo. Fino adesso ma Grande sta facendo il bello e il cattivo tempo, Carlo. Assolutamente sì, altro fallo fotocopia rispetto ai sei fischiati, quattro uguali, nel senso sempre contatto della mano lontano dal corpo sul corpo dell'avversario. Quindi adesso zona per quanto riguarda Domodossola, cercare di aggirare gli attacchi della Paffoni. Vediamo come attaccherà molto bene in questa prima, in questo frangente. Attacca molto bene la Paffoni con l'assist di Grande per D'Alessandro. Pallone che entra e esce dal ferro, però poi la zona presuppone anche che tu ti debba chiudere in quelle circostanze, anche perché Grande e anche perché D'Alessandro ha tirato completamente libero, quindi tu sei collassato sotto canestro e lì con il tagliafuori ci devi assolutamente arrivare. Invece Arrigoni ha preso il rimbalzo, ha sbagliato, ha preso il secondo rimbalzo, fallo per lui, 25esimo punto per la Paffoni in poco meno di 6 minuti di gioco, che diventano 26 i punti della squadra di casa. Si è bloccata invece a quota 15 Domo dopo averli segnato questi 15 minuti nei primi 3 minuti della partita. Marcella aperto di 8-0 per Omegna, anzi 10-0, chiedo scusa. Marzullo prova a interrompere con questo arresto e tiro dietro il blocco impreciso, il tiro dell'under arrivato da Lamezia. Sbaglia il rimbalzo, è conteso tra Balanzone e Di Meco. La palla contesa premia la Vinavilla Cipir. Voleva un fallo Grande. Fuori Bruno, che non è assolutamente al meglio, si è allenato poco, qualche fastidio muscolare per lui. 3:44 da giocare, 26 Paffoni, 15 Vinavilla Cipir. Marzullo riapre per Zari, ancora Marzullo. Triplica la difesa della Paffoni, Ballabio, e qua il fallo di Cantone proprio sul limite dei 24 secondi. Possesso regalato da Cantone alla Vinavilla Cipir, ingenuità da parte dell'ex play di Cento. Poi la Paffoni, Carlo, anche sui numeri prima o poi dovrà fare una macumba, nel senso che nei derby con Oleggio, Borgosesa e Domo sono stati 5, 4, 9,
10-0, 10 vittorie e 0 sconfitte. Questo sarebbe l'undicesimo derby giocato e l'undicesima vittoria. Eh sì, prima o poi la statistica dirà, dirà che qualche volta il derby lo verrà perso. Diciamo che i più combattuti sono sempre stati quelli con Borgosese, comunque. Diciamo che è stata la squadra che storicamente nei derby ha messo sempre più in difficoltà la Paffoni. Diciamo, i derby più belli li abbiamo proprio visti con la squadra sesiana. Ah, lì si è arrivati a un centesimo da perdere almeno due volte con la tripla di Arrigoni di Tabella al pala Loropiano, con Loropiana con la tripla di Quartuccio qui l'anno scorso che si è fermata sul ferro danzando pericolosamente e uscendo, con Mercante che l'anno prima aveva sbagliato il tiro della vittoria prima che la Paffoni superò la Jesse all'overtime. Balanzoni sbaglia il tiro libero, primo errore della lunetta per lui, aveva fatto percorso netto in precedenza, sono già 6 i suoi punti. Buono il secondo. Era un problema di testa, di magari condizione fisica, i tanti errori della lunetta nelle prime giornate, perché nelle ultime giornate, anzi da due mesi direi, tira con il 70%, Balanzoni? Sì, sicuramente migliorato. Ora c'è fallo in attacco. Legge bene la situazione Balanzoni, purtroppo non controlla bene il corpo Vanzini. Bravo Balanzoni a prendergli il tempo lì sotto, piuttosto netto il fallo da parte di Avanzini, si riparte sul 27-15, 2:50 da giocare, partita che scivola via piuttosto tranquilla. Sinceramente mi aspettavo una Domodossola un pochino più intensa per quanto riguarda l'intensità difensiva in questo derby, nel senso che se guardiamo anche tutte le partite indietro forse questa è la partita giocata peggio a Domodossola per quanto riguarda il primo quarto di gioco. Ora ancora zona 3-2 per quanto riguarda Domodossola, palla, vediamo come l'attacca questa zona 3-2 con il pivot in lunetta. Ora Grande a seminare il panico, autostrada per lui, si apre un'autostrada tra Di Meco e Zari e sicuramente coach Milli non sarà contento di questa difesa dei suoi. Primo quarto da americano di Grande, 9 punti. Ora bravo Di Meco nel movimento di avvicinamento al tabellone, poi però l'errore da sotto, la stoppata di Balanzoni che è il miglior stoppatore del campionato. Blocco di Balanzoni che poi rolla Grande da Alessandro. Samoggia con una magia, 31-15, doppiata la Vinavici Pir. Palla per Marzullo con uno strano terzo tempo. Time out di un Milli che non sa più a che santo votarsi. Tripla di Cantone, 34-15. Direi che primo quarto che sta confermando i 22 punti di differenza in maniera impietosa. Sì, per adesso veramente la differenza di classifica si vede tutta, però non dimentichiamoci che sera Oleggio era sotto 38-18 il primo quarto, poi si è trovato alla fine del terzo quarto sopra di 3, per cui la pallacanestro si può dire di tutto. Certo che Domodossola non può sperare di venire qui al Palabattisti a giocare contro questa Paffoni con una situazione diciamo mentale. Ripeto, una situazione mentale così rinunciataria, perché Domodossola ha appena perso la via del canestro, i 15 punti sono venuti i primi 3 minuti, poi rottura prolungata per l'attacco della Cipir, della Vinavici Cipir, e ora 37-15, impietoso il tabellone. Sinceramente mi aspettavo un po' più di intensità fisica da parte dei giocatori di Domodossola dopo la partita con Vigevano. Allora ti faccio questa domanda: ieri Allegri in conferenza stampa alla Juventus Stadio, no Allegri, Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha detto tutte le squadre arrivano qui e penso già di aver perso prima di cominciare. Noi nei primi 15 minuti lo abbiamo fatto, abbiamo preso gol, poi ci siamo messi a giocare. Io tante volte ho l'impressione che per tante squadre venire a giocare al Palabattisti sia già una resa
prima della pala 2, per la forza della Paffoni, per l'ambiente, per tanti motivi. Insomma, è chiaro che da un derby ci si aspettava un altro approccio da parte di Domo, che ci arrivava a questa partita sulle ali dell'entusiasmo, nonostante la sconfitta contro Vigevano. Meno 22 in 9 minuti, 37 punti subiti in 9 minuti, sono veramente una cosa, per certi versi, folle cestisticamente. Sì, c'è da dire che comunque io non concordo molto con quello che tu hai detto, perché comunque tutte le squadre che sono arrivate qui nel primo quarto ci hanno sempre fatto fare fatica. Infatti i primi quarti, l'approccio alla partita è sempre stato un problema per la Paffoni, che poi è sempre venuta fuori più che altro nell'ultimo quarto, proprio grazie anche a, magari a una tenuta fisica e mentale superiore rispetto alle altre squadre. Questa sera Domodossola dimostra veramente di essere venuta qui in maniera troppo rinunciataria. Diciamo che è un atteggiamento che non fa bene, perché è vero che vieni qua a giocare in casa della prima in classifica, però hai tanti tuoi tifosi che ti vengono a guardare, devi essere comunque essere un pochino più concentrato. Adesso 39esimo punto per la Paffoni, 15 soli punti segnati da Domo e tutti nel primo quarto, nei primi 3 minuti di gioco. Avanzini può mettere fine al digiuno di Domo. 39-15, si chiude qua il primo quarto, più 24 Paffoni. La linea alla regia per il break pubblicitario. Ci risiamo, pronti per vivere insieme il secondo quarto, un secondo quarto che immagino nella testa dei giocatori della Vinavi CP debba per forza di cose essere profondamente diverso rispetto al primo, chiuso sotto di 24. E poi era anche partita discretamente Domo avanti 13-12, poi ha subito un parziale di 27-2, Carlo. Sì, veramente troppo è venuto fuori veramente un divario che sinceramente non mi aspettavo alla vigilia. Comunque adesso commentiamo questo secondo quarto di gioco, vediamo se sarà scattato qualche cosa nella testa dei giocatori di Domo. Adesso bomba di Santiago dall'angolo, però abbiamo visto quantomeno una difesa intensa da parte di Domodossola. Questo è stato un tiro ben costruito dalla Paffoni, con Samoggia sotto canestro che si è tirato addosso la difesa, assist per Santiago Bruno, tripla 42-15. Ora Tomei prova a mettersi in proprio, gran canestro di Andrea Tomei con il suo classico movimento. Fallo in attacco di Cantone proprio su Tomei. Questa è la decisione arbitrale.
cambio per Cantone, vediamo un po' se lui uscire. Due falli per Cantone. Rientra a pallabio del Rosario. Ora Avanzini sotto da Di Meco contro Guie. Bravo Di Meco a far valere il fisico nei confronti di fallo di Tommei, il terzo di Tommei sul tiro di Bruno. Anche questo è ingenuo di Tommei, nettissimo poi davanti alla nostra postazione. Sono d'accordo con te, purtroppo non c'è alibi per Tommei su questo movimento, non ha controllato il corpo, è andato a sbattere contro Santiago Bruno. Tre giusti dati a Santiago Bruno, poi adesso che Tommei stava veramente forse caricandosi un pochino Domodossola sulle spalle con un fallo subito in difesa e un bel canestro in attacco. Dispiace anche perché il derby perde uno di quelli che poteva essere un grande protagonista, però questo terzo fallo diciamo che ci stava tutto. Santiago Bruno che non approfitta di questa di questo fischio arbitrale. Ora Ballabio sotto canestro ben raddoppiato dai giocatori della Paffoni. Santiago Bruno va a recuperare, ora Ballabio va a rovinare su Santiago Bruno che va per terra, quindi fallo di Ballabio, è il primo fallo per lui, si riparte sul 43-19. 43-19, 8:34 a giocare. Ballabio che dopo il primo canestro con autostrada per arrivare al tabellone non è più riuscito nemmeno a tirare. Ancora zona, Bruno colpisce. Quarta tripla di serata per Santiago Bruno. 46-19. Ed è il massimo vantaggio per Omegna. Ballabio sbaglia. Blocco di Guie. Sull'assist di Carlo Cantone, ma il problema è che se difendi raddoppi la Paffoni ha dei giocatori che sanno passare la palla sia Cantone che Grande e arrivano due punti facilissimi qui per lui e prima per Balanzoni. Ma sì, assolutamente, gli deve arrivare un aiuto. Adesso autostrada per Arrigoni, arriva Di Meco anche in ritardo, secondo me con fallo questo canestro, non viene sanzionato l'arbitro. 50-19, veramente messa male in difesa Omegna, dall'altra parte prova a scuotere i suoi il solito capitano Tommei. 50-22, però veramente in questo primo tempo troppo il divario tra le due squadre. Adesso ancora Marzulla si fa anticipare da Arrigoni che lo porta ancora a spalla canestro, c'è il raddoppio fuori per Santiago Bruno, però poi lì tu puoi raddoppiare, però poi la difesa si deve adeguare sull'uomo che rimane libero, perché se arrivi un secondo in ritardo su Santiago Bruno non ne vieni a capo. Stoppata di Cantone ai danni di Tommei che voleva un fallo ma era netto il pallone preso da Cantone, sinceramente. 53-22. Fuori un monumentale Bruno, 17 per lui. Quanto Tommei si è arrabbiato, ma Cantone ha preso tutta la vita la palla prima, Carlo. È tecnico Tommei. Quarto fallo di Tommei che si chiama fuori a questo punto. Quarto. Sì, un po' esagerata anche in questo caso la reazione di Tommei che è andato comunque faccia a faccia con l'arbitro. Non puoi non aspettarti che l'arbitro non ti dia fallo tecnico. Oltretutto mi dispiace perché Tommei è l'unico che ha preso dei buoni tiri.
Però quarto fallo per lui dopo poco più di 13 minuti di gioco, mancano ancora 6-24 per la fine del secondo quarto, 53-22 per la Paffoni, veramente troppi punti subiti da Domodossola. E quarto fallo di Tomei, che è sicuramente il giocatore di punta per l'attacco di Coach Milli. E spazio anche per il giovane Ramenghi. Qui bravo Guglia che aveva girato intorno a Zarie. Marzullo fuori per Zarie, mette palla per terra, trova Roveri da sotto per il canestro dell'ex Viterbo, 53-24. Cantone dietro il blocco, tripla a segno. Se non esce nessuno dietro quel blocco, ragazzi, c'è esercizio di tiro, esercizio di tiro. Sì, anche in questo caso Carlo Cantone tira coi piedi completamente per terra. Lì la difesa ci deve arrivare un cambio, un qualcosa. Ora Tomei va ancora, lui veramente, comunque Tomei, al di là dei punti in classifica di Domodossola, sta vivendo una stagione veramente esaltante per quanto riguarda le percentuali di tiro. Adesso mi dispiace che abbia 4 falli. Coach Milli lo sta tenendo in campo probabilmente perché è l'unico che potrebbe dare una scossa ai suoi giocatori in vista del secondo tempo. Un ragazzo d'oro, Andrea, mi piace tantissimo. Intanto prova anche Ramenghi a tirare da tre, il rimbalzo di Samoggia, Arrigoni, Cantone, tripla anche per lui, piedi per terra, 7 metri di margine, 3 su 3 di Cantone, ma di nuovo massimo vantaggio, più 33. Anche qua Zari è uscito, ma cioè Cantone ha tenuto i piedi per terra, non ha neanche saltato per il tiro. Ora fallo di Guillier sotto canestro, non c'è bonus per Domodossola, si riparte sul 59-26. Di Meco consegna a Tomei. Si prende il fallo di Samoggia. Ora Di Meco in lunetta. Certo che nel secondo tempo, Carlo, cosa raccontiamo è dura. Secondo tempo, vabbè, magari guarderemo anche i risultati delle altre partite contemporanee, commenteremo magari anche le partite di ieri. Siamo comunque a una giornata dalla conclusione del girone d'andata, daremo magari un'occhiata alla classifica, cercheremo di fare delle previsioni per quanto riguarda la seconda parte di questo campionato. Ora 2 su 2 di Dimeco per il 59-28, rimangono 29 comunque i punti di distacco di Domodossola sul Fulgor Paffoni Basket Omegna. Ora Arrigoni contro Rovere, passi di Arrigoni piuttosto evidente. Perplesso Ghizzinardi, ma nessun dubbio su questa decisione, perché c'era tutta l'infazione di Arrigoni. Ramenghi prova a dare un po' di pressione a Marzullo, che va a cercarsi guai. Rovere tripla corta, allora la palla rimane per Domo. Con 12 secondi per l'azione attacco di Domo, dopo la stoppata di Gueye su Marzullo. Fallo di Gueye, questo non era fallo, ma cambia poco. Forse non era fallo, però un passaggio lì in mezzo all'area non lo devi prendere, infatti non è contento Coach Ghizzinardi, cambia subito due suoi giocatori. Probabilmente Gueye aveva messo la mano sul pallone, però in effetti viene anche punito, forse la brutta difesa da Paffoni su questo taglio di Meco, che va a segnare il 29esimo punto da Paffoni, il 29esimo punto della Vinivia Cipir, che diventano 30, 59-30,
4 minuti per la fine di questo secondo quarto. Paffoni ancora con le mani saldamente sulla redini del match. Ora Samoggia finta il passaggio, va a attaccare Tommei che non può difendere perché ha 4 falli. Cantone, altra tripla di Cantone, altra bomba per la Paffoni. Poi le statistiche, ma io credo che la Paffoni stia tirando con il 70% da 3. Punto numero 17 di Cantone. Scusate, 12 infatti. C'era un errore da parte del tavolo delle statistiche. 4 su 4 da 3, ma la percentuale complessiva della Paffoni all'arco l'avremo a metà gara, ma 4 di Cantone, una di Grande, 4 di Bruno. Siamo 9 su 12 o 13, Sì, percentuale stellare, c'è da dire, vabbè, complice anche la difesa di Domodossola, però anche, diciamo, grande concentrazione al tiro da parte dei giocatori di Omegna, perché comunque si è sempre in una situazione di partita e non è facile comunque, anche quando hai spazio, tirare con delle percentuali così elevate. Quindi demerito della difesa di Domodossola, ma grande merito della testa dei giocatori della Paffoni. Cantone, Ramenghi per Balanzoni, non c'è nulla secondo gli arbitri, si schianta contro di Meco Balanzoni. Rovere sbaglia da sotto, segue il rimbalzo, sbaglia ancora. Due errori abbastanza marchiani. Fallo di Dimeco, è il terzo su Balanzoni, vicino al gioco da 3 punti. E comunque su quei palloni lì in verticale, veramente la verticalità di Balanzoni e Arrigoni è sicuramente un fattore difficile da marcare per i lunghi di Domodossola, che per stazza fisica e anche elevazione sicuramente non possono tenere i lunghi della Paffoni. Quindi buona lettura da parte dell'attacco della squadra di casa, che va a servire ripetutamente questi palloni a Balanzoni e Arrigoni. Balanzoni approfitta in pieno di questo fallo e si va su 64-30 con 2:28 da giocare. Aggiorniamo il massimo vantaggio, più 34 ora, 64-30, fallo netto di Ramenghi su Rovere, fischiato invece passi. Adesso non ho una grande idea, un gran fischio. Sei, quattro, tre, zero. Cantone sotto per Samoggia, triangolo perfetto, dove arrivano i meriti della Paffoni e dove cominciano i demeriti della Vinavici Pier, Carlo? Beh, i meriti della Paffoni stanno tutti nel saper leggere ripetutamente, di trovare sempre l'uomo libero quando c'è un raddoppio, proprio perché i demeriti di Domodossola è che sul raddoppio non c'è mai un aiuto dietro, e quando c'è è troppo molle arriva sempre in ritardo, come in questo caso. Un'autostrada assoluta per Samoggia lì in mezzo all'area. Quattro giocatori di Domodossola a guardarlo, però non è questo l'atteggiamento mentale che ti farà vincere delle partite in chiave salvezza, cioè, perché comunque la difesa diventa fondamentale soprattutto nel percorso del campionato, quando i ritmi poi si alzeranno inevitabilmente. 68-32, 1:17 da giocare. Tomei prova e può andare a schiacciare in contropiede Balanzoni. 70-32. Dimeco che trova spazio. Punteggio incredibile.
Grande sbaglia ed è una notizia perché c'è un errore dalla Paffoni all'arco dopo tempo infinito. Rovere fa saltare Arrigoni, colpisce, sbaglia. Ultimi 25 secondi del primo tempo. Primo tempo tutto di colore rosso-verde. Sota sbaglia, grande la scelta. Il fallo su Tomei, che andrà in lunetta con due tiri liberi. Poi rimarranno 8 secondi e 3 decimi per l'azione d'attacco della Paffone. Minacciato di tecnica la panchina della Paffone. Boh. Sul 70-34. Sembra una minaccia un po' ridicola. Tomei. Segno con l'undicesimo punto della sua partita. A 2 su 2 Andrea. 8 secondi alla fine del quarto. Balanzoni. E si chiude qua 72-36. Il primo tempo assolutamente dominato dalla Paffoni. Ripeto il parziale 72-36. Linea alla regia, ci rivediamo dopo qui da Pala Battisti. Per la partita, il derby tra Avinaville, Cipir, Domodossola e Paffoni. Un primo tempo che oggettivamente ci ha sorpreso, al di là del punteggio in se stesso, del più 36, del fatto che la Paffoni in questo momento abbia il doppio dei punti da Avinaville Cipir, ci ha sorpreso soprattutto l'atteggiamento molle, remissivo di Domo, che è sembrata stesse giocando quasi un amichevole e non un derby comunque importante. Sì, atteggiamento troppo remissivo da parte dei giocatori di coach Milli, sicuramente che ha sorpreso anche me, perché li ho visti giocare 7 giorni fa contro Vigevano, dove hanno ceduto in casa 105-102 dopo due tempi supplementari, ma giocando una partita maiuscola da un punto di vista caratteriale. Oggi veramente poca cosa, veramente poca cosa. Adesso mi auguro proprio per Domodossola che prenda questa partita come un buon allenamento contro una squadra che ha dimostrato di essere più forte, ma dall'altra parte giù il cappello a questa Paffoni, che comunque ha affrontato una partita che alla vigilia poteva anche essere sembrare complicata visto il momento di forma di Domodossola, però l'ha veramente affrontata in una maniera mentale assolutamente perfetta, un atteggiamento mentale proprio di una squadra che è prima in classifica e che vuole rimanere prima in classifica. Vuole diventarlo da sola. Questa sera sarebbe la scatola di vittoria, sarebbe la prima volta in stagione che la Paffoni sarebbe capolista solitaria, vado a memoria, eh? Marzullo, Avanzini, tiraccio, rimbalzo è di Omegna con il colpo subito da Cantone, poi assolutamente non c'è accredine con Marzullo, i due si sono immediatamente scusati e riappacificati. 10 secondi per l'azione d'attacco, Bruno subisce il fallo di Ballabio. Ti faccio una domanda tecnica, Carlo, che è questa. L'abbiamo visto tutto l'anno Ballabio in una squadra che sta lottando per salvarsi. Secondo te può essere un under in una squadra che vuole vincere il campionato? Secco, sì o no? Secondo me no. Secondo me no, perché comunque non ha la fisicità che è richiesta per occupare quel ruolo per vincere un campionato. Cioè, se tu metti Ballabio a confronto con un Donadoni, a livello fisico non c'è storia, nonostante che io stimo tantissimo Ballabio come giocatore, perché quest'anno ha dimostrato veramente di avere i numeri per poter stare in questa categoria, ma non è ancora pronto secondo me per fare l'under, diciamo tra parentesi, il settimo ottavo uomo in una squadra che deve lottare per vincere. Questo è il mio pensiero.
ti ripeto, nulla togliendo alla crescita esponenziale che ha fatto questo ragazzo e ai numeri che ha fatto vedere in tante partite a Domodossola. Anticipo di Gui e sul passaggio di facile lettura di Ballabio per Avanzini. Ballabio, Avanzini, Marzullo, Rovere, Zarie per Domo, Cantone, Bruno, D'Alessandro, Arrigoni e Guglie per la Paffoni. Zarie con un tiro complicatissimo, errore rimbalzo di Guglie, prova addirittura a correre la Paffoni con lo schema testa chiamato da Cantone, va fuori da Arrigoni, Bruno. Non tira Cantone, subisce il fallo. Ti faccio un'altra domanda che è questa: quanto nel morale di Domo nel suo percorso verso la ricerca della salvezza questo meno 40 attuale può essere deleterio? Allora, può essere deleterio nel senso che comunque la luce nel... l'interruttore della testa del giocatore Domo questa sera non si è mai acceso, in questo senso, nel senso che tu puoi perdere però devi dare dei segni di vitalità. Questa sera il linguaggio del corpo, come tante volte definiamo noi l'atteggiamento dei giocatori in campo, ripeto, il linguaggio del corpo dei giocatori di Domo non lascia per niente sperare nulla, non lascia sperare bene. C'è da dire che arriviamo a fine anno, finisce il 2018, comincia il 2019, prima partita tra 15 giorni per Domodossola in casa contro San Giorgio Allegnano. Dall'altra parte ricordiamo la trasferta il 6 gennaio a Pavia contro una squadra che ha tanta voglia di riscatto dell'ex Belenuse e dell'ex Torgano per quanto riguarda la Paffoni, per chiudere questo girone d'andata. Ora pasticcia un po' Guerriero sotto canestro, si è divorato poco fa un canestro già fatto, adesso un'altra palla persa, dall'altra parte Di Meco non cattura il passaggio di Rovere, anzi Avanzini, pardon. Si riparte su 74-36, come hai detto tu giustamente tu, difficile trovare gli argomenti da commentare, per commentare questa partita, possiamo solamente guardare gli altri risultati dove spicca il vantaggio proprio di Pavia per 50-40 a Montecatini al 23esimo, due squadre che si contendono diciamo un posto per uscire dalla zona playout. Ora Santiago Bruno ancora con la tripla, questa volta non va, poi il rimbalzo, il non rimbalzo di Zarie che va a premiare lo stesso Santiago Bruno per due facili, poi spicca il vantaggio di Siena, l'altra cenerentola del campionato, per 47-44 al 21esimo in quel di Vigevano, che è un campo notoriamente molto molto complicato. Altra persa di Zarie, intanto veramente imbarazzante Domodossola questa sera, schiaccia Karin Guglie in contropiede. 42 di vantaggio, 78 a 36, non è cambiato nulla in questo secondo tempo. Zarie prova a mettersi nel proprio, un Erboli il suo. Onore anche ai tifosi di Domo che hanno cantato un Domo Domo timido pochi istanti fa. Gran partita di Bruno, like score stagionale 19 per lui. Ancora 3 secondi di Guglie, sì. Il problema è che la palla deve arrivare non sullo scarico di Ramenghi ma sul primo passaggio di Arrigoni, che non ha servito il compagno che è stato lì a banchettare per due ore. Però se la palla non ti arriva devi uscire, non puoi rimanere lì a pivottare sul difensore. È vero che la palla non è arrivata, poi però sta a te uscire. Ora bravo Di Meco, anzi Avanzini in uno contro Guglie. Fa valere il fisico per il 38-78. Ora stesso Guglie riceve palla sotto, bravo questa volta a girarsi e a subire fallo. Voleva il canestro e fallo Ghizzinardi da Guglie. Per Rovere il primo fallo per Karim.
In effetti nel movimento si è allontanato, no? Con la gamba destra, posso che andare a dirigere il corpo e la gamba verso il canestro, la diretta verso l'esterno. Guarda lì, su quel movimento lì lui comunque poteva caricare in maniera piuttosto elastica le gambe, andare a schiacciare, perché lui comunque lì può schiacciare, aveva lo spazio, si era caricato molto bene sulle gambe, invece poi è andato quasi in allontanamento a cercare il fallo invece che a cercare il ferro, per cui alla fine ha trovato il fallo, però lui deve imparare a essere più caratterialmente più incisivo lì sotto, non avere paura, ma proprio andare a cercare in verticale le conclusioni. Ora rovere con in arretramento su D'Alessandro, che gli fa chiudere il palleggio, poi rovere non trova il fondo del canestro, si parte sull'80-38, 5-17 da giocare per questa fine di terzo quarto. Ora ancora zona per Domodossola sotto canestro a Rigoni, che va, si porta a spasso il neoacquisto, uno dei neoacquisti di Domodossola, che sono Marzullo e Patani. 82-38, veramente senza match, molto piuttosto imbarazzante quella che è la difesa di Domodossola. Poi in attacco, per carità, sono venuti 36 punti lì. 36 punti, e ora fallo di Gueye su questa iniziativa di Marzullo. Arriva in ritardo Gueye con le gambe in questo caso, quindi bravo Marzullo a leggere la situazione, a giocarsi in uno contro uno. Non c'è però bonus, è solamente il secondo fallo di Omegna. Ora dentro grande Samoggia per D'Alessandro e Cantone, applausi del pubblico per i due giocatori della squadra di casa. Partita direi oramai in cassaforte per la Paffoni, con ampio margine sul fischio finale. Difesa di Ramenghi su Ballabio. Ancora fallo del numero 13 della Paffoni. Terzo fallo di squadro, secondo personale per Ramenghi. 82-38 il punteggio qui al Palabattisti. 4:35 da giocare. La stoppata di Arrigoni, fallosa su Avanzini che voleva andare a schiacciare. Ma vabbè, va un po' premiata questa iniziativa di Avanzini, però qua sotto i nostri occhi mi sembrava che ci fosse solamente cuoio sulla mano di Arrigoni. Poi alla fine non protesta più di tanto il capitano, anche perché il punteggio non si presta a delle contestazioni. Comunque mi sembrava più buona che non buona la stoppata di Arrigoni su Avanzini. 82-40, due liberi di Avanzini, 4:20 da giocare. Grande manda al bar la difesa di Domo e trova un gran canestro. Quando tu mi chiedi se Ballabio può giocare in una squadra che può vincere, vedi perché non può giocare, perché non può reggere fisicamente un giocatore come Grande. Se tu arrivi in una finale playoff, Ballabio ha degli ottimi numeri tecnici, ma deve ancora crescere fisicamente per poter giocare in una squadra che punta a vincerlo questo campionato. Ora Avanzini con la tripla, applausi dello sportivissimo, devo dire, pubblico di Domodossola, che ha seguito numeroso la sua squadra qui al Palabattisti, veramente tanti tanti i tifosi di Domodossola, quindi veramente va resa onore alla tifoseria della squadra ospite, che comunque ha seguito la sua squadra ultima in classifica in una trasferta che si preannunciava complicata, e comunque trova in ogni occasione il motivo per applaudire i suoi beniamini. Veramente altro grande applauso del pubblico di Domodossola per questa iniziativa di rovere, grande sportività del pubblico domese per questa parentesi gioco di Domo. Non si capisce che lavori abiti a Domodossola dopo questa smielata, così puoi andare tranquillo nei bar di Domodossola dove sei cliente abituale in settimana, Carlo?
Ma non per quello, ma perché ho sentito anche delle voci che hanno un po' criticato il pubblico di Domo, che non è presente, che non è partecipe alle partite del Domo Basket. A me sembra che invece il Domo Basket, quando gioca, quando i giocatori trasmettono emozioni al pubblico di Domo, il pubblico di Domo abbia sempre risposto. Io adesso, per carità, l'anno scorso ho visto poche partite, quest'anno l'ho viste quasi tutte, mi è sembrato che quando la squadra ha dato qualcosa il pubblico ha sempre risposto. Poi, per carità, c'è qualche sedia vuota rispetto agli scorsi anni, però è inevitabile che una squadra ultima in classifica veda meno persone al palazzetto. Infatti forse la mia è stata una smirata, però è stato anche un modo di dire attenzione, perché è vero che magari il pubblico sia un po' raffreddato, però posso anche dire da Domese che il pubblico vuole bene a questa squadra. Qui potremmo aprire un dibattito e non ci potrebbe bastare la telecronaca, perché non la vedo proprio come te, nel senso che secondo me quest'anno c'è stata un po' troppo disaffezione nei confronti della società dopo quello che aveva fatto. Samoggia tripla che sbaglia il rimbalzo di Guie, questa volta prende l'ascensore e va in cielo. Grande ribalta per Arrigoni che fa saltare Patani, sbaglia ancora Arrigoni, rimbalzo di Samoggia che tre o quattro volte ha preso il rimbalzo, era un metro dal canestro, è sembrato quasi non voler infierire anche nell'azione precedente. Questa volta ha detto vabbè, adesso tiro e segno. Punto numero 12 anche per Samoggia, se non ho sbagliato nel conteggio. 88-49 intanto. Sì, troppa disattenzione di sotto canestro per quanto riguarda Domodossola. Questa è una cosa che Domodossola deve assolutamente migliorare, perché subisce tanti rimbalzi di attacco. Questa sera non fa eccezione, sono stati ben 6 subiti nel corso del primo tempo, adesso saranno almeno il doppio. Però se tu vuoi salvarti lì sotto devi assolutamente bussare di più, devi essere più duro, non devi concedere niente, soprattutto sulla stessa azione 2 o 3 rimbalzi. Ora Ramenghi con la tripla dall'angolo, entra, esce, si lotta a rimbalzo, grande, fa su al pallone, 46 secondi da giocare per la chiusura di questo terzo quarto, 88-49, vediamo chi cerca grande con questo pallone, cerca Kadingeye che va a complicarsi la vita tirando giù il pallone, invece avrebbe potuto secondo me essere un pochino più incisivo girandosi dalla parte opposta e facendo un semigancio, invece si è girato dalla parte sbagliata. Infatti Arrigoni sta dicendo a Kedim le stesse cose che sto dicendo io al microfono qui davanti a me, per cui errore tecnico, stessa cosa sta dicendo Ghizzinardi allo stesso Gueye, ti sei girato dalla parte sbagliata. All'Avio, però nelle ultime due azioni hai visto perché offensivamente è un giocatore molto molto bravo, e allora ti faccio questa domanda: con un lavoro specifico per magari potenziare a livello fisico, con un lavoro ad hoc le cose potrebbero cambiare? Ma assolutamente, lui è un under e ha dei margini di miglioramento pazzesco, ma soprattutto a livello fisico muscolare, ma assolutamente. Se tu mi dici in questo momento io devo prendere Ballavio per vincere il campionato, ti dico guarda che è un po' leggerino, perché è molto tecnico, però in questo momento se lui va contro giocatori di più grossa fisicità fa fatica, l'ha dimostrato stasera contro Santiago Bruno, contro Grande, quindi contro giocatori che si stanno giocando la vittoria del campionato. È logico che con un programma specifico dove lui mette su quei 2-3 kg da qui all'anno prossimo, l'anno prossimo ne riparliamo. Questa è l'analisi del prof Carlo Orsi. 88-51, 20 secondi per l'ultimo riposo. Rovere consegna proprio a Ballavio, discrepanza che non c'è. Vuole attaccare Ballavio, Marzullo nell'angolo per Rovere che è un tiratore, sbaglia. L'ultimo tocco è del numero 18 in maglia rossoverde. Un secondo e un decimo per l'azione d'attacco di Domo. Poi sarà terza ed ultima sirena. Fallo di Guie su Avanzini. Dunque andrai in lunetta con 2 tiri liberi. Dormita difensiva da parte di Guia. Non la prende benissimo. Non la prende benissimo Ghizzinardi. Liberi per Avanzini a
cronometro fermo, fa 2 su 2 Avanzini, 88-53 al trentesimo. Linea alla regia. Ma abbiamo anche una grande notizia da darvi, perché l'hotel Borromeo ha deciso di sponsorizzare l'importante trasferta di Pavia, quindi chi volesse iscriversi può farlo come sempre a Giorgio Baglioni. Tutti a Pavia per difendere il primato. Ultimo quarto al Pallabattisti, ultimo quarto che sarà utile solo per le statistiche, nel senso che la vittoria della Paffoni non è mai stata in discussione, più 35 al trentesimo in questo momento appunto per la squadra di Ghizzinardi, un problemino al tabellone, ora si può ricominciare. Tra l'altro la scelta è diversa di Milli, cioè Ghizzinardi ha messo già sul parquet Ramenghi, Guglie tantissimi minuti e ora anche Bovio. Mentre Milli per adesso vuole giocare con i 7-8 tra virgolette titolari, non c'è stato ancora spazio per i giovani. Però Tommei non è entrato tutto il secondo tempo, mi sembra, o sbaglio? Perché sembra che Tommei non abbia giocato tutto il terzo quarto e adesso non sia in campo, quindi che comunque ha 4 falli Tommei. Ora grande a seminare il panico dentro nel cuore della zona della Vinaville. Troppo facile, tutto troppo facile per Alessandro Grande. Dicevo, non ho visto Tommei sul terreno di gioco. Ora Rovere lascia, sbaglia al rimbalzo di Patani che poi cerca un tiro decisamente improbabile. Impatto nullo fino adesso questo mese e mezzo di Patani in maglia Vinaville Cipir. Sinceramente. Assolutamente sì, un po' una delusione. Si aspettava qualcosa in più dall'ex Isernia, anche perché l'anno scorso comunque in Serie B, ancorché retrocessa, in quel di Isernia aveva fatto bene. Viceversa invece è buono l'impatto di Marzullo, che comunque ha dimostrato di essere un giocatore di categoria, un giocatore già maturo, un under che assolutamente ci può stare. Ora largo ai giovani, largo anche al giovane Bovio per quanto riguarda la Paffoni, quindi dentro Ramenghi, Bovio con i veterani Grande, Samoggia e Arrigoni, ora fuori Patani dentro Di Meco. Comunque stavo guardiamo un occhio anche agli altri risultati di giornata. Come previsto adesso Vigevano ha sorpassato Siena, al 29esimo siamo 62-56, anche se rimane aperta la partita. Si è riaperta la partita anche ad Alba, dove l'altra penultima del campionato è sotto di 5 punti, 51-46, pari tra Montecatini e Pavia. San Giorgio Legnano, Piombino più 1, 47-46. Quindi diciamo che l'unica partita virtualmente già chiusa è questa che si sta giocando qui al Pallabattisti, che vede la Paffoni avanti 92-55 sul Domodossola.
Ora Bovio lavora dal palleggio. Può andare in contropiede rovere ad appoggiare il break di 4-0 che risponde al 4-0 iniziale della Paffoni, 92-57. Ora persa per il contropiede di rovere. 92-59. Ora ovviamente qualcosina credo che Domo possa limare dallo svantaggio, intanto Grande prova a colpire dall'arco, errore il suo. Ora Di Meco contro Samoggia, bel canestro di Di Meco per il meno 31. Erano 42-44 punti di vantaggio da Paffoni. Break importante di Domo. Sì, segni di sveglio da parte dell'attacco di Domodossola con rovere, due palloni intercettati, due canestri. Poi è arrivato questo bel canestro di forza di Di Meco. Ora fallo di Marzullo su, su Samoggia. Meno 31, ora dentro Kadinghe per Giovane Bovio. Applaudito comunque. Kadim Gheye gravato di 4 falli e comunque deve accendersi qualcosa, mancano ancora solo 7 minuti, ma nella testa dei giocatori di Domodossola deve accendersi qualcosa, anche perché alla fine quello che fai gli ultimi minuti di partita poi te lo porti anche dietro la partita dopo, quindi sai, potere magari anche chiudere solo anche sotto di 20 questa partita dove sei stato sotto quasi di 50 può voler dire tanto in chiave psicologica, anche per dire sì è vero sono andato sotto di 50 ma poi quando mi sono messo a giocare alla fine ho recuperato anche dei punti contro la squadra che questa sera sarà in solitaria prima in classifica. 11 punti consecutivi di rovere, ora altra persa di Samoggia. Vuole Balanzoni, allora tanti minuti per gli under della Paffoni, male, male Ramenghi con qualche persa, male Gueye. Sì, non hanno inciso, nel senso che comunque Ramenghi ci aveva abituato diciamo a qualche prestazione un po' più di sostanza nei pochi minuti che aveva fatto vedere. Gueye tanti minuti ma tanti tanti errori, per cui sì, qualcosa da rivedere per quanto riguarda gli... i giovani della Paffoni, o la rivuole Balanzoni proprio perché comunque non vuole ghizzinare di un calo mentale gli ultimi minuti. È vero che sei avanti di 30 punti, però poi questi cali mentali te li porti avanti e te li porti dietro nell'approccio della partita successiva. Quindi è giusto tenere alto il è giusto tenere alta la concentrazione proprio per costruire quello che sarà l'inizio della partita successiva. Forse mi ha sentito Milli perché adesso entra anche Carone al posto di Rovere. Ora Ballabio si mette in proprio errore al tiro, schiaffeggia la palla. L'ultimo tocco di Carone, la rimessa per la Paffoni, 5.48 da giocare. Adesso un quintetto un pochettino più normale, passami il termine, di Ghizzinardi. Carlo? Sì, come ti avevo detto, giustamente coach Ghizzinardi non vuole cali di tensione, vuole tenere alto il divario nel punteggio proprio perché poi alla fine è giusto anche rispettare gli avversari giocando in maniera intensa fino alla fine. Ora Balanzoni fa scadere il tempo. Certo, comunque è anche difficile tenere la concentrazione alta quando sei andato sul 92-50. Adesso comunque Domodossola ha acceso un pochino l'interruttore dell'intensità ed è riuscita comunque a recuperare qualche punto. Avanzini contro Samoggia, bravo Patrick, stoppato, anzi murato da Balanzoni che oltre le statistiche personali che sono di 1,8 stoppate in media partita. Poi fallo in attacco dello stesso Balanzoni, ultimi attacchi inguardabili da parte della Paffoni. Questi 4 minuti e 55
non un granché offensivamente, ma insomma stiamo cercando il pelo nell'uovo, e come diceva Carlo, mantenere la testa su questa partita. È stato alquanto complicato. Adesso fallo in attacco, lo fa Ballabio. No, lo fa Di Meco con il blocco irregolare. Quarto fallo per Di Meco. 1-4-55, 92 Baffoni, 64 Rosmini. Grande il palleggio per Balanzoni. Samoggia, due facili per Giuliano. Sale a quota 16, è chiaro che se fai due passaggi poi arriva il canestro. Sì, ma anche Avanzini lì non si può far passare davanti da Samoggia, troppo inconsistente in questo caso la difesa di Patrick Avanzini. Tutto troppo facile per Samoggia. Ballabio che ci prova stasera, veramente polveri molto bagnati per l'under di Domodossola, che comunque ha disputato un buon campionato fino a questo momento. Ora dentro per gioco a due, grande Balanzoni, 96-64, 4 minuti da giocare, titoli di coda che oramai stanno andando da parecchio, ancora grande in penetrazione, 98-64, pubblico chiama 100 che molto presumibilmente arriverà senza fatica per l'attacco di Ghizzinaldi e compagni. Chiama 100, ma penso che sia difficile non... che non arrivi 100 da Paffoni. Siamo a 98, mancano 3 minuti e 39, 98 Paffoni, 64 viene a Vici Pir. 6-0 dopo il lungo passaggio a vuoto, più di 5 minuti in cui la Paffoni aveva un po', si era un po' addormentata. Diamo anche un'occhiata ai risultati che arrivano dagli altri campi. Avanti di 4 Pavia Montecatini, avanti di 10 ha ribaltato completamente San Giorgio sul Legnano contro Piombino. C'è comunque pari da Vigevano, avanti di 7 la Elachem contro Siena. E c'è anche partita d'Alba dove Ceci ne era sotto di 20 nel primo quarto, adesso solamente sotto di 7. Esce Guala. Pallone per Balanzoni, ancora Guala. Grande per Samoggia. E ci saranno due tiri liberi per Balanzoni. Pronto anche il giovane di Bellia. Uno dei più positivi, ammesso che ci sia qualcuno di positivo in questo meno 34 da Vinavi Cipir. Abbiamo visto Tomei poi non più orientato al secondo tempo. Di Meco uno degli ultimi a mollare, uno dei più positivi. Sì, anche Rovere nel secondo tempo ha dato qualcosina, però ripeto, è una partita difficile, una partita dove è difficile salvare qualcuno di Domodossola, perché comunque Tomei sì, un po' il primo tempo, però si è fatto pescare in un paio di falli ingenui che forse avrebbe potuto anche non commettere. Dall'altra parte una Paffoni dove non mi sento di dover parlare dei singoli ma del collettivo. Un collettivo che ha affrontato con la giusta mentalità questa partita che, ripeto, la vigilia poteva sembrare insidiosa, alla fine si è rivelato tutto facile, ma proprio perché la Paffoni l'ha affrontata da Paffoni. Zari trova il canestro, solo il secondo della sua partita. 2:33 da giocare, 99 Paffoni, 66 Vinaville Cipier. Arrigoni, Guala sotto per Balanzoni che segna il punto numero 100 e 101, 101-66. Marzullo va sotto da Avanzini. Zari, ribaltamento per Avanzini, triple di Avanzini, solo ferro per lui. Bellia la ridà a Ballabio, ultimi 120 secondi. Questo è meraviglioso, in questo è meraviglioso Ballabio. Primo passo, arresto e tiro. E nel basket moderno
io ne vedo pochi di giocatori a tutti i livelli che sanno fare questo arresto e tiro. Su questo sono d'accordo con te, gliel'ho visto fare diverse volte anche a Domodossola, quel movimento che ha fatto adesso, ci sono pochi giocatori che lo fanno in maniera così precisa e pulita come lo fa lui. Su questo assolutamente non ci piove. E ora dentro Bovio e Ramenghi per Samoggia e Arrigoni. Applausi del pubblico per due giocatori della squadra di gioco, per i due giocatori della squadra di casa. 101-68, 1-36 da giocare. Testa Ramai a Pavia per il 6 gennaio, dove si chiuderà la girone d'andata della Paffoni. Paffoni che in caso di vittoria arriverà sicuramente prima, in quanto già stasera sarà prima in solitaria. In caso di sconfitta e vittoria di Firenze nell'ultima giornata, invece a pari punti, si ritroverà seconda. Però qualificazione in Coppa Italia già in tasca. Coppa Italia che si giocherà alle finali, si giocheranno a Porto San Giorgio e a Porto Sant'Elpidio. 2-2 intanto di Bovio dalla lunetta, c'è gloria anche per lui, insomma in senso assoluto forse il più pronto. Ora Ballavio persa, 103-68, 1-21 dicevo Carlo, delle finali che si giocheranno a Porto Sant'Elpidio e a Porto San Giorgio. Sì, delle finali dove la Paffoni sarà chiamata a confermare, sarà chiamata a rivincere, perché ricordiamo che l'anno scorso la Coppa Italia di categoria è stata proprio vinta dalla Paffoni. Ora la Ramenghi con la tripla entra e esce, si rimane sul 103-68. Si giocheranno le finali nella prima settimana di marzo, quindi il campionato subirà uno stop. Non ancora Ballavio, sospetta infrazione di passi su questo suo passaggio, su questo suo terzo tempo con passaggio ad Avanzini. 103-70, partita che finisce qua, mancano 44 secondi. Ramenghi fuori per Balanzoni, si prende addirittura il lusso di andare con una tripla, rimbalzo di Grande, un tiro per parte Ramenghi. Sbaglia il rimbalzo, strappato da Zarie, il giovane Bellia. Ballavio fuori per Marzullo, tripla lunga. Bellia ribalta per Zarie. Finisce qua il derby con la nettissima vittoria della Paffoni, 103-70, una differenza di valori davvero evidente. Quindi la Paffoni nuova capolista, prima da sola di questo campionato. 18 di Grande, 19 di Bruno, che poi non è più rientrato nel secondo tempo, 16 di Samoggia, 2 di Alessandro, 10 di Arrigoni, 16 di Balanzoni, 12 di Catone, anche lui è nel secondo tempo, 4 di Guglie, 2 di Bovio per la Paffoni, 8 di Ballabio, 8 di Dimeco, 4 di Marzullo, 19 o 18 di Rovere, 13 di Avanzini, 4 di Zarie, 12 per Tomei nelle fila della Vinavilla e Cipir. Prima di andare dai due allenatori vediamo se abbiamo qualche finale che arriva dagli altri campi. Abbiamo finali? No, non ce ne sono, anzi sono tutti piuttosto indietro come tempistica, quindi siamo in attesa di avere qui i due allenatori. Anzi, vediamo se c'è Arrigoni in diretta. Eccolo qui Marco, direi un finale netto, una vittoria che così non vi aspettavate, Marco? No, sicuramente ti aspetti una partita non sicuramente di questo tipo, una partita magari che può essere complicata, però siamo stati bravi fin da subito a metterla sui binari giusti. Cosa significa aver ripreso il primato, il primo posto solitario? Beh, significa tanto, il giusto secondo me ricompensa per un lavoro fatto. Lo sgambetto di Firenze è stato sicuramente per noi positivo, adesso dobbiamo continuare fino in fondo per la posizione migliore per il playoff. Tanto congediamo Marco Arrigoni, abbiamo qui anche Ghizzinardi. Coach, allora oggettivamente il derby che non ti immaginavi, no? Domodossola arrivava da una grande partita contro Vigevano, si è spenta dopo un buon inizio. È chiaro che se concedi 37 punti nel primo quarto la Paffoni non puoi vincere mai e neanche rimanere in partita.
Non siamo neanche partiti, è stata una serataccia, diciamo. Siamo partiti malissimo, scarichi, ci sono un po' di problemi interni alla squadra che stiamo provando a risolvere e quindi questo ne risente anche dal punto di vista del gioco. Ti chiedo questo, è chiaro che da un derby, magari anche da squadra sfavorita, ci si attende un po' di animo spugnandi. Io immagino che i dirigenti, i tifosi si aspettassero una Vinaville un pochettino più sul pezzo, invece veramente non c'è mai stata partita, ma anche nel linguaggio del corpo. Esattamente, siamo partiti male, scarichi, ti ripeto, ci sono problemi che dobbiamo mettere a posto a livello di gruppo, dopodiché quando siamo tutti insieme uniti e remiamo nella stessa direzione sono sicuro che si riuscirà a fare bene. Oggi è dipeso da questo, più che altro. Ultima cosa prima di lasciarti andare. Quanto può questa partita diventare un tarlo nella testa dei giocatori e quanto è importante adesso la prossima contro San Giorgio? Io credo che lì si vedrà una Vinaville CPR diversa. No, tarli non credo. Se sono ragazzi intelligenti sappiamo dove cosa dobbiamo fare per riprendere a giocare come stavamo facendo la settimana scorsa. Quindi vediamo partita dopo partita quello che succede. Ok, ecco, dicevi di problemi interni, ti chiedo questo, oggi non è stato capitano Tommei, è stato un altro giocatore, c'è stato qualche problema di quel tipo? Sì, esattamente, ora dobbiamo vedere di risolverli, dobbiamo cercare di capire determinate situazioni, dopodiché faremo delle valutazioni. Perfetto, grazie coach e buon anno. Tanto siamo anche in attesa poi di prenderci coach Marcello Ghizzinardi, che so essere negli spogliatoi insieme al presidente e patron Ugo Paffoni, che immagino starà andando a fare gli auguri di buon anno alla squadra. Si chiude un 2018 in cui la Paffoni, ripeto, è prima in classifica. Ci sarà la trasferta il prossimo 6 gennaio al Palaravizza di Pavia contro una squadra che fino adesso non ha rispettato quelle che erano le attese del suo campionato, nel senso che Pavia poteva e doveva essere una contender della stessa Paffoni per le posizioni alte della classifica. Invece in queste prime 14 giornate di campionato ha parecchio deluso la formazione di coach Pat Baldiraghi. Magari mi armo di telefonino e vado a cercare di capire se ci sia arrivato, se sia arrivato anche qualche altro finale dagli altri campi. C'è un finale che interessa da vicino la Vinaville CPR, che è quello di Vigevano avanti di 10-2 dalla fine, avanti Pavia di 6 a Montecatini. Non ci sono ancora comunque dei finali, c'è Cecina in partita e come ad Alba meno 4 per la squadra di coach Roberto Russo, subentrato in settimana all'esonerato coach Montemuro. Intanto salutiamo anche il grande Lorenzo Sacca, anima del GSH Sempione, con le figlie, con i figli, sempre a vedere sia la Paffoni che la Vinaville CPR. Arriva, eccolo qua, Marcello Ghizzinardi è arrivato. Marcello, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Milli. Immagino che nemmeno tu potessi pensare a un derby del genere. No, a dire, a parte il risultato, ma anche all'inizio sembrava più un amichevole, no? Con trionfo degli attacchi più che un derby. Sì, una partita un po' strana dove chiaramente gli attacchi hanno dominato, anche un po' troppo per come siamo abituati, però va bene così. Insomma, io penso che le partite, la prima cosa soprattutto per la squadra più avanti in classifica, sia affrontare con la mentalità giusta. Sia a Siena che oggi siamo stati bravi, per cui dopo viene tutto di conseguenza. Quanto è importante per la tua squadra e cosa significa aver ripreso il primato solitario, che è un titolo platonico però un pochettino di importanza ce l'ha? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo, nel senso che bisogna vincere a Pavia per vedere se ci teniamo veramente. Se secondo me è importante anche in chiave Coppa Italia, perché comunque Pescara non è San Severo. No, Pescara non è San Severo, anche se è una squadra sicuramente più solida rispetto all'anno scorso, però è importante anche per la Coppa Italia, è importante per la... Ma io direi che cominciamo a recuperare un po' tutti, ad allenarci un po' di più e speriamo di arrivare pronti tra qualche mese. Ho visto che è venuto il presidente degli spogliatoi, immagino, a fare i complimenti. Natale è già passato, tra poco comincia il 2019. È chiaro che per le ambizioni di questa squadra, di questa società, passano le ambizioni, passano anche da un ritorno
inevitabile sul mercato, Marcello, so che ne stai parlando con la società. Beh sì, è evidente che manca un giocatore under, proprio una questione oltre che di qualità, proprio di quantità, nel senso che siamo, anche perché rischiamo dopo di tirare il collo, oggi Santiago ha avuto una partita un pochino più morbida, ma sono 20 giorni che non si allena, D'Alessandro era scavigliato, Cantone si allena a intermittenza, per cui voi dite non si direbbe, in realtà poi per la crescita di una squadra che ha i nostri obiettivi è importante lavorare in settimana, e per cui sicuramente, ma so che la società sta lavorando alacremente e fra poco avremo, come dire, forza nuova a disposizione. Te lo aspetti l'inserimento prima di Pavia? Questo non lo so, questo non lo so, lo sa Michele, lo sa la società, penso che loro cerchino di fare il possibile, però evidentemente ci sono delle condizioni di mercato da rispettare e non lo so, penso che l'idea di tutti sia farlo venire il prima possibile, però sinceramente non siamo solo noi, per fare matrimoni bisogna essere in due, come si dice, per cui il concetto è questo. Ci vuole qualcuno che lo celebri, dici, il matrimonio? Ci vuole qualcuno che lo celebri, ma ci vuole anche che ci scambiamo gli anelli e un sacco di cose, per cui... Ma se vuoi ti do il mio, Marcello. No, però mia moglie a casa che ci guarda mi fucila, eh? No, per l'amor di Dio, tienilo stretto. Ringraziamo Marcello Ghizzinardi, il vicepresidente della Paffoni, Egidio Motetta. Allora Egidio, dicevo in telecronaca con Carlo Orsi, prima o poi questo numero dei derby arriverà una sconfitta, nel senso che a Paffoni contro Leggio, contro Borgosesia, contro Domo è 11-0. Questa sera forse è stato il più facile di tutti e non se lo aspettava nessuno questo. In che senso lo aspettava nessuno? Cioè, nel senso questo più 33 non c'è stata partita, l'ho detto Mili, l'ho detto Ghizzinardi. Beh, ma diciamo la prima contro l'ultima in classifica vorrà dire qualcosa, quindi è chiaro che la squadra è stata costruita per degli obiettivi ben precisi e Domo è stata costruita per obiettivi ben precisi, che era la salvezza e noi per vincere. Mi sarei meravigliato il contrario. Egidio, Marcello ha detto, è chiaro che per gli obiettivi, le ambizioni in questa società in questo momento siamo un po' corti, ha detto la società sta lavorando, Michele e i dirigenti, per puntellare la rosa, cosa puoi dire a questo proposito? Beh, indubbiamente il cammino è ancora lungo, perché per adesso abbiamo fatto solo una parte del campionato, c'è la Coppa Italia e poi dopo in fondo, lo sai benissimo, si arriva sempre tirati e infortuni e cose varie. Siamo effettivamente corti. Certo che sostituire un under in quella posizione lì non è facile. Devi trovare un under che ha 15 minuti di campo, 20 minuti. Non è facile. Ti chiedo questo per ultimo. Cosa ti aspetti dal 2019? Cosa vuoi dal 2019? Ti faccio fare la letterina Babbo Natale. Ma guarda, la letterina Babbo Natale può essere... Contribuiamo così, cioè sinceramente io l'ho detto anche ai ragazzi, mi sono, non dico meravigliato, però sono molto contento di come si sta comportando la squadra, della grinta che ci mette, della volontà che ci mette, dell'affiatamento che c'è. Di conseguenza più di così non si può pretendere. Dopo poi, lo dicevamo prima, ci sono gli infortuni, c'è tutta una serie di cose per poter vincere il campionato. Insomma. Perfetto, ringraziamo Egidio Motetta. Adesso diamo la linea allo studio che ci propone il servizio della vittoria della Igor in quello che è un vero e proprio derby, la partita più attesa dell'anno in casa Novara contro la Pomica San Maggiore. Poi rientriamo qui dalla Pala Battisti per i saluti. Ora ci vediamo l'immagine della vittoria della Igor.